Venerdì 4 agosto, ben ritrovati con la nostra informazione. Una persona è stata arrestata e altre due sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di tre pregiudicati che nella notte hanno tentato di rubare merce ai danni di un'azienda di Piano Tavola, frazione di Belpasso. Vediamo. I carabinieri di Belpasso hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne e denunciato un 21enne e un 38enne con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Sono tutti catanesi e pregiudicati. I militari dell'arma, a seguito di una segnalazione di furto pervenuta al 112 da parte dell'istituto di vigilanza The Guardian, sono subito intervenuti presso l'azienda oggetto di furto ubicata nella frazione di Piano Tavola, in territorio di Belpasso. Al loro arrivo, i militari hanno subito notato che un uomo si era dato alla fuga dopo aver scavalcato il muro di cinta della ditta, che però, dopo un lungo inseguimento a piedi, è stato raggiunto e bloccato. Durante le concitate fasi dell'arresto, i militari hanno notato anche un furgone fiorino di colore bianco, con a bordo due uomini, il cui conducente, alla loro vista, ha allontanato il veicolo dai pressi dell'ingresso principale dell'azienda, facendo poi perdere le proprie tracce. In seguito, i militari, con l'ausilio del titolare dell'azienda, nel frattempo intervenuto dopo il loro avviso, hanno constatato che due camion parcheggiati all'interno del piazzale erano stati completamente svuotati dalla merce trasportata, ovvero vernici e lubrificanti per motori, che era stata ammassata dai malviventi accanto il muro di cinta in corrispondenza del punto in cui era stato visto fuggire l'arrestato, pronta per essere caricata sul furgone dei ladri, se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei carabinieri. A quel punto, militari si sono recati presso la centrale dell'istituto di vigilanza che aveva dato l'allarme, dove attraverso la visione dei filmati della videosorveglianza hanno riconosciuto il 38enne e il 21enne fuggiti a bordo del Fiorino, i quali pertanto sono stati poi individuati e denunciati a piede libero. Il materiale recuperato, avente un valore complessivo di diverse migliaia di euro, è stato restituito al titolare dell'azienda, mentre l'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha poi convalidato l'arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari. Ci spostiamo a Catania. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato due persone per la sparatoria di lunedì scorso avvenuta nel centro cittadino di Catania e durante la quale sono rimaste ferite due persone estranee ai fatti. Sentiamo. Manette ai polsi per Giovanni Gurreri, 22 anni, e Filippo Antonio Saitta, 26, entrambi catanesi accusati, il primo di tentato omicidio, detenzione e porto illegale d'arma da fuoco e detenzione illegale di munizioni, mentre il secondo è accusato di detenzione e porto illegale d'arma da fuoco clandestina e detenzione illegale di munizioni. I due soggetti fermati sono entrambi legati da vincoli di parentela, esponenti al vertice della criminalità organizzata catanese. In particolare, il 22enne sarebbe vicino ai cursoti milanesi, mentre il 26enne sarebbe legato a clan Santa Paola Ercolano. Gurreri inoltre è rimasto vittima lo scorso 3 gennaio di un'aggressione in cui è stato ferito ad una gamba da un colpo di pistola in viale Medaglia d'Oro. L'arresto dei due uomini è collegato alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, partite a seguito della sparatoria avvenuta nella mattinata di lunedì in via Santa Maria della Catena, dove sono rimaste ferite due persone di 28 e 60 anni. L'attività investigativa, supportata dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e dalla dei filmati delle varie telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona della sparatoria, ha accertato che lunedì mattina, poco prima delle ore 11, alcune persone avrebbero avuto delle discussioni all'interno di un bar, verosimilmente per motivi economici, sfociate in un'accesa lite su strada, all'esito della quale i due fermati si sarebbero confrontati armi in pugno. In particolare, nelle fasi più concitate della lite, uno dei due contendenti, il 22enne, nell'esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco all'altezza d'uomo all'indirizzo del 26enne non avrebbe colpito la vittima designata, ma altre due persone risultate estranee alla lite. Mentre i due feriti sono stati soccorsi dai cittadini presenti sul posto, i due pistoleri si sarebbero dati alla fuga, il primo allontanandosi verso il centro cittadino, mentre il secondo per le vie limitrofe, dove poco dopo i carabinieri hanno rinvenuto una pistola a salve modificata ancora a carica e con un colpo in canna calibro 380, nonché ulteriori due proiettili calibro 380. Il successivo intervento sul posto della sezione rilievi del nucleo investigativo ha consentito di trovare
trovare sul luogo della sparatoria 4 bossoli calibro 7,65. I due arrestati, dopo una caccia all'uomo durata 48 ore, sono stati rintracciati mercoledì, il primo presso l'abitazione di una congiunta, mentre il secondo presso la casa di un amico sita a Mascalucia. Il fermo dei due uomini è stato convalidato nella giornata di oggi dal GIP e sono stati rinchiusi in carcere. I due uomini, come scrive la procura, avrebbero ammesso i fatti spiegando che alla base della lite, sfociata poi nella sparatoria, ci sarebbe stato un pregresso debito contratto da Saitta nei confronti di Gurreri. Saitta non avrebbe avuto intenzione, come scrive la procura, di estinguerlo tempestivamente. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Catania 350 profumi con noti marchi contraffatti pericolosi per la salute. Sentiamo. La Guardia di Finanza di Catania ha sottoposto a sequestro centinaia di profumi contraffatti riportanti marchi e loghi di note case produttrici italiane ed europee pronti per essere commercializzati da due cittadini italiani che per tale motivo sono stati deferiti alla locale procura per il concorso nei reati di contraffazione e ricettazione. È il risultato di un'attività investigativa eseguita dai militari attraverso specifici monitoraggi, tra cui canali social che hanno focalizzato l'attenzione sugli articoli di profumeria maggiormente richiesti, individuando i due commercianti che proponevano la vendita di articoli da profumeria a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato. Le successive attività investigative hanno dunque consentito di riscontrare presso i domicili dei responsabili la detenzione di complessivi 350 profumi illegali riportanti l'effigie contraffatta di note marche famose quali Armani, Dior, Tom Ford, Bulgari, Gucci e Chanel, rivelatesi quindi non originali e potenzialmente dannosi per la salute. Difatti non di poco conto risultano gli effetti negativi sulla salute di tali prodotti chimicamente trattati, spesso causa di reazioni allergiche poiché realizzati in filiere non certificate senza alcuna garanzia circa la loro rispondenza agli standard di qualità e sicurezza, parametri cui invece rispondono i prodotti legali. Oltretutto l'immissione in mercato a prezzi altamente concorrenziali di tali prodotti, peraltro attualmente molto richiesti, arreca serio danno all'economia legale del settore poiché sottrae opportunità di lecito guadagno e di lavoro alle imprese che rispettano le regole. L'intervento dei finanzieri pertanto si è concluso con il sequestro dei profumi contraffatti che qualora immessi sul mercato avrebbero fruttato circa 7.000 euro, nonché la conseguente denuncia a piede libero dei responsabili per i reati, come detto, di contraffazione e ricettazione, non avendo giustificato la provenienza dei falsi profumi. Pauroso incidente stradale questa mattina a Belpasso, una donna alla guida di un'auto sbatte violentemente contro il pilastro in cemento di un cancello rimanendo ferita. Vediamo le immagini e i dettagli in questo servizio. Incidente stradale autonomo questa mattina a Belpasso. Siamo in contrada Fondaco e alla guida di una Ford Focus c'è una donna rumena di 47 anni residente a Motta Sant'Anastasia che per cause ancora in via di accertamento, anche se racconterà di aver perso il controllo della macchina per evitare un altro mezzo, è finita carambolando all'interno dell'area perimetrale di un'azienda. La donna è rimasta ferita e trasportata da un'ambulanza del 118 all'ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure necessarie. Ad intervenire sul posto per estrarre la malcapitata dal mezzo con le lamiere contorte sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Per i rilievi invece sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Belpasso, chiamati alla ricostruzione della dinamica del sinistro. La donna avrebbe raccontato che era impegnata nel percorrere la strada che da Motta Sant'Anastasia conduce verso Etnapolis e ad un tratto si sarebbe trovata davanti un altro mezzo. Nel tentativo di evitarlo avrebbe dunque sterzato improvvisamente, andando però a sbattere contro il pilone in cemento di un cancello di una ditta dedita alla vendita di alimenti, per poi girare su se stessa con la macchina a causa del violento impatto e finire proprio all'interno del perimetro privato dell'azienda. I poliziotti municipali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvalendosi, oltre del racconto della donna, anche della visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della stessa azienda e anche di quelli installati nelle immediate vicinanze. Il sito della cosiddetta Triccia d'Acqua a Biancavilla è nel degrado. Vandali, zozzoni e ladri agiscono indisturbati. Vediamo.
Il sito ormai è preso di mira da vandali, ladri e sporcaccioni. Ci riferiamo alla cosiddetta Ciccialacqua di Biancavilla, un luogo, quello che si trova lungo la provinciale 80, la strada che conduce nella zona delle vigne, ristrutturato completamente dall'amministrazione comunale guidata dall'attuale sindaco Antonio Bonanno dopo anni di abbandono. E un forte impegno a tal proposito è stato messo in campo dall'ex assessore Vincenzo Amato. Parliamo della storica fontana che è stata inaugurata dopo l'ultimazione dei lavori nel febbraio 2021. Ad agire indisturbata però è gente che non ha alcun rispetto della cosa pubblica. Gli zozzoni sono soliti lasciare rifiuti di ogni genere, bottiglie di plastica, di vetro, confezioni di patatine e quant'altro, lasciati lì sul posto senza scrupoli. C'è poi un cumulo di rifiuti particolari, eccoli, sono quelli riconducibili all'esplosione di fuochi d'artificio. C'è quindi chi abbandona tutto lì dopo una bella serata di festa, una vergogna. Ma c'è ancora di più, l'azione dei vandali che è solita danneggiare. Infatti in alcuni punti la fontana si mostra danneggiata e poi ancora ci sono anche i ladri. Infatti alcune delle fontanelle presenti sono state asportate e portate via. Nessun controllo purtroppo nella zona, nessun impianto di videosorveglianza e tutto questo rende il luogo terra di nessuno, a discapito dei cittadini onesti e civili che non possono più usufruire di un bene pubblico che tra l'altro, lo ricordiamo, è stato ristrutturato con fondi pubblici. Soddisfazione dell'associazione consumatore Aiace di Bronte per le parole del sindaco di Santa Maria di Licodia rilasciate ieri a Videostar in merito al suo interessamento per cercare di innalzare il limite di velocità dell'autovelox sito in contrada a Schettino dai 50 km orari ritenuta troppo bassa a 70 km orari. Sentiamo. L'associazione dei consumatori Aiace, delegazione di Bronte, desidera esprimere il proprio apprezzamento nei confronti del sindaco del comune di Santa Maria di Licodia per le recenti dichiarazioni in merito all'autovelox posizionato sulla SS121 in contrada Schettino. In particolare, l'associazione è lieta di constatare che il sindaco abbia riconosciuto la problematica legata al limite di velocità attualmente imposto a 50 km orari su quel tratto stradale. A dirlo è il presidente dell'associazione Giuseppe Gullotti, il quale, ascoltando le dichiarazioni rilasciate alla nostra redazione da parte del sindaco licodiese Giovanni Buttò, pronto a intervenire per un eventuale innalzamento dei limiti di velocità, si è detto soddisfatto di questa apertura del primo cittadino licodiese. È un fatto ben noto che tale limite di velocità risulta eccessivamente basso, scrive in una nota stampa Gullotta, il che può facilmente portare gli automobilisti a incorrere in sanzione. E quindi con soddisfazione apprendere dell'impegno pubblico assunto dal sindaco di collaborare con le autorità istituzionali preposte, prefettura, ANAS, Polizia Municipale e Polizia Stradale. Questa collaborazione, prosegue Gullotta, mira a valutare la possibilità di aumentare il limite di velocità dai 50 km orari attuale a 70 km orari, tenendo conto delle esigenze di sicurezza stradale e delle condizioni dell'arteria in questione. L'associazione dei consumatori Aiace desidera ribadire la propria disponibilità a collaborare attivamente con le autorità competenti e con l'amministrazione comunale per il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare il limite di velocità sulla statale 121 in contrada Schettino. Solo un dialogo costruttivo, ha concluso Gullotta, e una collaborazione aperta possano portare a soluzioni che tengono conto sia delle esigenze di mobilità che della sicurezza di tutti gli utenti della strada. E ci spostiamo ad Adrano, grande festa ieri per onorare il santo patrono Nicolò Politi. Batti la roccia, la volata dell'Ange e lo spettacolo di luci, fuoco e acqua e i fuochi d'artificio hanno caratterizzato tutta la serata. Vediamo le immagini. Viva San Nicolò Politi! E questa è la frase che ieri per tutta la giornata è stata esclamata dai cittadini adraniti per acclamare il loro santo patrono. L'intera giornata dedicata al santo eremita, morto dal Carali Fusi nel Messinese nel 1167. Si è iniziata all'alba con la santa messa dell'aurora alle ore 6 e la successiva processione del fercolo con la statua e le reliquie di San Nicolò Politi per le vie della città. Nel pomeriggio è stata celebrata la santa messa presieduta dal vescovo di Nicosia, l'adranita Monsignor Giuseppe Schillace all'aperto davanti la chiesa dedicata proprio al santo protettore di Adrano, a concelebrare il clero locale e a partecipare le autorità civili e militari e numerosi cittadini. Al termine della celebrazione eucaristica, dopo la benedizione impartita dal vescovo di Nicosia ai presenti con il sacro teschio, si è snodata la processione religiosa con l'uscita del fercolo dalla chiesa
per poi intraprendere il tragitto cittadino accompagnato dagli immancabili devoti con il sacco bianco e dai tanti cittadini. Quanto è attuale il messaggio di San Nicolò Politi oggi? Credo che oggi sia veramente una testimonianza quella di Nicolò Politi che possa aiutare l'uomo del nostro tempo. Io penso alle nostre comunità, ma penso in generale alla nostra Sicilia, all'Italia, al mondo. Un uomo che ha avuto coraggio e che ha saputo vivere la propria esistenza davanti a Dio con autenticità, con verità, fino al punto da includere tutti. Un uomo capace di fede, un uomo capace di speranza, un uomo capace di amore. Il clou in serata in Piazza Umberto, dove si sono svolte le due tradizionali fuiute. Una marea di gente ha riempito la grande piazza in ogni ordine di posto, migliaia e migliaia di cittadini al grido di Viva San Nicolò Politi. Al secondo giro il fercolo è stato poi posizionato sul sagrato della Chiesa Madre con la statua del santo rivolta verso Palazzo Bianchi, dove nella facciata principale è stato proiettato lo spettacolo Batti la roccia, prodotto da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily. L'intera mia esistenza terrena legata alla natura. Una creazione di immagini con l'intelligenza artificiale per raccontare la storia e il miracolo dell'acqua di San Nicolò Politi con la drammaturgia di Giuseppe Lazzaro D'Anzuso, giornalista e scrittore originario proprio di Adrano. Batti la roccia, mi disse una voce celeste. È stato davvero commovente vedere tutta questa gente in silenzio assoluto a guardare queste immagini, ascoltare queste parole, queste note musicali, credendo di essere quanto più vicino possibile al loro santo patrono, a San Nicolò Politi. Ecco, questa che abbiamo visto possiamo dire che è stato un esperimento riuscito di sacra rappresentazione multimediale. Adrano è il paese delle sacre rappresentazioni, la volata dell'angelo appunto, o la diavolata, poi venne l'angelicata. Sacre rappresentazioni che sostituirono a partire dal 600 nel popolo il culto delle immagini dipinte o scolpite, perché erano molto più forti. Ecco, adesso siamo a uno stadio nuovo, la sacra rappresentazione multimediale, e credo che la gente abbia capito, abbia sentito, abbia apprezzato. Dal mio eremo, tra rocce e boschi, imploro la grazia tua per la moltitudine di fratelli adraniti e alcaresi. Fa risplendere la tua luce nelle loro anime. Al progetto è stato impegnato un gruppo di lavoro che ha curato ogni minimo dettaglio: Filippo Luna per la magnifica voce narrante, Massimiliano Pace, musicista, Pietro Coco per le immagini, Antonio Longo, water designer, e Gaetano Lamela, che si è occupato delle luci e della direzione tecnica. Uno spettacolo che ha incantato le migliaia di persone presenti in piazza, che hanno assistito, è il caso di dirlo, in religioso silenzio. Al termine del racconto recitativo di Batti la roccia, inglobato e in perfetta continuità, ha preso il via la tradizionale volata dell'angelo, sacra rappresentazione risalente addirittura alla fine del Settecento e iscritta nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana. Fa che adraniti al caresi s'aprano in armonia all'accoglienza e all'umana solidarietà, aspettando ogni anno l'appuntamento con l'angelo bambino per tutti i secoli dei secoli.
la piccola Nunzia Adele Cottone è volata da Palazzo Bianchi sino al centro della piazza, fermandosi in prossimità del Fercolo del Santo per recitare la poesia che termina con l'acclamazione di San Nicolò Politi da parte di tutta la piazza, accompagnata poi dai fuochi d'artificio. Un messaggio per il futuro, per i più giovani, per tutte quelle persone che appunto nella vita di San Nicolò Politi si devono riconoscere: umiltà, discernimento, è questo quello che ogni anno vogliamo rievocare, e rievocare una storia di una persona che ha lasciato, un uomo, un ragazzo che ha lasciato una vita serena, benestante, per ritirarsi nell'eremo di Alcara di Fusi. E da lì, con le sue riflessioni, le sue preghiere, nel corso di questi secoli poi ha fatto crescere la devozione qui ad Alcara in migliaia di persone, dove assolutamente ritengo che questo messaggio di pace e di discernimento sia arrivato. La presenza non è solo una celebrazione, ma io lo ritengo anche una forte devozione ai valori di un santo come Nicolò Politi. Alle 23.30 l'attenzione dei tanti cittadini ancora presenti in Piazza Umberto è stata attratta dallo spettacolo di luci, fuoco ed acqua che si è svolto proprio dinanzi Palazzo Bianchi, uno spettacolo a suon di musica che ha incantato ancora una volta tutti. Sono stati i fuochi d'artificio a cavallo della mezzanotte a chiudere i festeggiamenti di ieri dedicati, come detto, a San Nicolò Politi. Il lungo applauso dei cittadini ha dimostrato l'apprezzamento delle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale. E domani, sempre ad Adrano, in occasione della festa liturgica della Beata Vergine Maria della Catena, numerosi saranno i cittadini che si recheranno in pellegrinaggio durante la notte nella chiesa dedicata alla Madonna. Qui saranno celebrate sante messe durante il giorno, nel pomeriggio si snoderà il corteo religioso con la processione del simulacro della Vergine con il bambino. In serata, santa messa conclusiva in chiesa. Anche la comunità di Biancavilla venera la Madonna della Catena. Nella chiesa della Mercede domani saranno celebrate messe a partire dalle 6 del mattino e durante tutta la giornata. In occasione del 535 anniversario del ritrovamento dei corpi di San Placido e compagni martiri, avvenuto il 4 agosto del 1488 durante i lavori della chiesa del Priorato, questo pomeriggio a Messina, nella chiesa di San Giovanni di Malta, è stata celebrata una santa messa presieduta dall'abate del monastero benedettino di San Martino delle Scale di Palermo, Dom Vittorio Rizzone. Per l'occasione sono stati esposti i reliquari di San Placido e i fratelli martiri. Alla celebrazione eucaristica era presente anche una delegazione del circolo San Placido di Biancavilla. Esposti in chiesa anche frammenti dell'antica cassa reliquiaria argentea di San Placido, che venne distrutta 80 anni addietro. E con quest'ultima notizia si chiude questa edizione. Non resta altro che salutarvi e darvi una buona serata.